commentatore calvo della Juventus credo di che fare senti, che un po' meno che il fenomeno. Calvo. Senti, il codica commentatore calvo. Che parola è calvo? È un'offesa calvo. Sono io che li tratto male. Di fare meno il fenomeno. Di fare messa laterale di Lichtsteiner subito indietro. Commentatore calvo. Io ho un nome, mi chiamo Marcello Chirico. Se volete conferire con me, scrivete nome e cognome. E volendo anche codice fiscale e indirizzo. Se volete parlare con me. Attenzione alla Juve. Prova il cross. Attenzione, prova a recuperare il toro. In aria il tentativo di portare avanti calvo. Il pallone. Hai capito? Attenzione, ancora il toro, vai calvo. Vai calvo. Commentatore calvo. Tocca a te, calvo. Ma chi siete, no. Commentatore calvo? Ma scusa, calcio perché calvo è un insulto. Sì, tu vai sul Trandici. Scusi. Per loro scusi, calvo, per loro un insulto, per loro un insulto. C'è anche l'Aquila calvo. Il commentatore calvo. Dai, calvo, seguono la nostra trasmissione da anni e fanno finta di non sapere il commentatore con i capelli. Chiamatelo così. Il lungo crinito. Il commentatore Ippi, no, chiamatelo così, no, con la parrucca, il commentatore con la parrucca. Allora, io non ce l'ho col fatto che mi chiamino calvo, perché loro sanno come mi chiamano. Ah, è una provocazione. Tu dici, sa benissimo che io sono il famoso Marcello Chirico. Sì, lo sanno. E per dileggio mi chiama il commentatore calvo. Guardano la nostra trasmissione da sempre, sanno benissimo tutti i nostri nomi. Ma che palco qua? Meno male. Io capisco che la Juve non sta vincendo col Torino, avete difficoltà, ma che tu sia così nervoso mi sembra... Meno male che Ventura ha detto... È fastidioso, Fabio.